È iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione di Amici su Canale 5. Durante tutta l'estate sono andati avanti i provini per selezionare i nuovi allievi della scuola più famosa d'Italia. Le selezioni si sono svolte sotto la supervisione di Giulia Stabile, che più di una volta ha fatto un'incursione dietro le quinte per conoscere i giovani talenti arrivati da tutta Italia con il sogno di diventare cantanti o ballerini. Ma intanto è già scoppiata la polemica. In questi giorni stanno andando in onda alcuni promo pubblicitari della trasmissione condotta da Maria De Filippi, che annunciano ai telespettatori il ritorno del talent show a breve. Molti telespettatori, però, hanno notato una cosa. Nel video promozionale si vedono tutti i volti dei finalisti della passata edizione, tranne uno. Un'assenza che non è passata inosservata. Si tratta infatti del concorrente più discusso della passata edizione. Amici 24, ecco perché la pubblicità della nuova edizione fa arrabbiare i fan. I telespettatori sanno bene che Amici 23 si è concluso prima delle vacanze con la vittoria a sorpresa di Sara Toscano. La giovane cantante di Sexy Amore Magica ha sbaragliato tutta la concorrenza. Altri concorrenti erano molto più quotati di lei, ma alla fine a spuntarla è stata proprio lei. Nel promo della nuova edizione di Amici compaiono proprio tutti i finalisti, o quasi: Sara, Petit, Marisol, Lijoli, Nicolas, Giovanni Marisol, Gaia, Mida, ed Astin. Manca invece Holden, il figlio dell'attuale compagno di Laura Pausini, Paolo Carta. Questa assenza è stata notata subito dai fan del giovane cantante romano, che sono andati su tutte le furie. Schifo, Holden non c'è neanche nel promo per la nuova stagione di Amici. Che vergogna di programma, scrive una delle seguaci di Holden su X, commentando le immagini del promo. Durante Amici 23 c'era chi sosteneva che Holden beneficiasse di un trattamento speciale rispetto agli altri concorrenti. Tesi sempre contrastata dai suoi fan, che sarebbe smentita anche da questa ultima vicenda, come viene fatto notare tra i commenti: meno male che era lui il raccomandato. Su internet c'è però anche chi è critico nei confronti di Holden, riferendosi ai suoi atteggiamenti avuti dentro la scuola. Questo succede quando manchi di rispetto, scrive uno. Ma subito un fan di Holden risponde: questo succede quando un ragazzo non si fa mancare di rispetto e smaschera i teatrini di un programma televisivo, faccina sorridente. La maggioranza dei commenti, però, è contro il programma, pagliacci. Qualcuno fa notare però che mancano anche altri ragazzi. Al momento, va detto, non è chiaro se l'assenza dal promo sia stata una scelta della redazione, dello stesso Holden o magari solo una svista.